una parte c'era la Triplantane che raggruppava Francia. Vabbè, questa è la storia. I soldati che partivano da ogni angolo del continente e dintorni a combattere, imbottiti d'ardore delle mitiche battaglie a viso aperto, presto si dovettero ricredere. A una prima idea di conflitto veloce, marcature larghe e tiri in porta, seguì un incomprensibile periodo di stallo nel quale ciascuna squadra restò inchiodata al proprio terreno, senza poter né avanzare né indietreggiare. Centinaia di chilometri di trincee dal nord della Francia fino all'Europa occidentale, nell'attuale Polonia e nei Balcani, cominciarono a essere scavate. In queste lunghe e strette gallerie a cielo aperto, che diventarono presto l'unico mondo a loro concesso, i soldati erano costretti a stare accucciati lungo corridoi molto stretti, spesso non alti abbastanza da permettere di stare in piedi. Lì mangiavano, facevano i loro bisogni, seppellivano i cadaveri, dormivano, e diventavano tutt'uno con la paura, il fango, i topi e i piedi.